Kratos versus Thor. Chi è più forte? Chiaramente non è ancora possibile dare una risposta definitiva a questa domanda, poiché effettivamente i due ancora non si sono scontrati apertamente. Kratos però dalla sua ha già ucciso i due figli del dio del tuono, Magni e Modi, e anche il fratellastro Baldur. Il che certamente non dovrebbe far star molto tranquillo il nostro dio dalla barba rossa. Soprattutto se consideriamo che le uccisioni nei nove regni vanno sommate al completo sterminio dell'intero Pantheon greco. Di Thor invece sappiamo ancora ben poco. Certo però, grazie alle storie di Mimir e dei nani Brock e Sindri da God of War, conosciamo però la sua forza e la nomea che si porta dietro come uno degli dei più forti di Asgard. Potenza resa ancora più importante da Mjolnir, il celebre martello che proprio i fratelli nani hanno costruito per il figlio di Odino, che tra l'altro, non a caso, condivide così tante caratteristiche con l'ascia leviatano di Kratos. E voi chi pensate che avrà la meglio tra i due? E soprattutto, siete convinti che sarà proprio Kratos ad uccidere Thor in God of War Ragnarok? Io non proprio. Ditemi la vostra qui sotto nei commenti e seguiteci per altri contenuti. Shazam!